Team contro Black Monkey si gioca per la Lega dei Campioni Amatori al campo della futura sale, orario insolito, quello delle 23. La formazione di Mirko Troncia parte decisamente spedita e al minuto numero 8 Luca Occhetto con questo bel destro sull'uscita di Fabio Berli fa 1-0. Passano altri 8 minuti. La palla arriva per Gerina che vede la porta e col mancino la incendia. 2-0 per la formazione padrona di casa. I Monkey si svegliano e al 18esimo riducono le distanze direttamente dal dischetto con Tommaso Scameroni. Andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo. La formazione di Andrea Casalese parte decisamente meglio. Prima colpisce una clamorosa traversa, poi al minuto numero 32 riuscirà a riequilibrare le sorti del match con questo destro che avete appena visto da parte di Giacomo Currilli dal limite dell'area di rigore. Il P-Team capisce che deve svegliarsi, carta per Ukedu che però si allunga troppo il pallone. Sul calcio d'angolo, colpo di testa a botta sicura da parte di Alessio Gerina e Baire graziato dalla traversa. Berli e non Baire, chiedo scusa. Da quest'altra parte i Monkey ci provano con questa conclusione da fuori che termina di poco alta. Poi il P-Team 42esimo, Danilo Carta sorprende Berli 3-2 per la formazione di casa che adesso annusa la qualificazione ai quarti. Gerina se ne va a sparo, poi dal limite col mancino, palla alta, occasionissima per lui. 47esimo, Monkey con la forza della spedizione, destro di Currelli, palla dentro dopo una clamorosa carambola barra deviazione. Di nuovo parità alla futura Sales. 48esimo, rimessa laterale battuta in fretta e furia da Currelli, c'è De Burtas che a porta vuota porta i Monkey in vantaggio. Tutto ribaltato clamorosamente a meno di 5 dalla fine. Al 50esimo Giacomo Currelli, tripletta per lui, chiuderà così i giochi al campo della futura Sales. Ancora un brivido per la Black Monkey di Andrea Casalese, ma quel che conta in fondo è il risultato finale. La formazione di Assemini è qualificata per i quarti di finale.